Allora, sviluppo di una calcolatrice per individuare numeri primi. Allora, in questo foglio ho messo i vari dati che ho ricavato nei video precedenti e ho provato a utilizzarli per creare una formula, utilizzare la formula, un sistema che mi aiuti a verificare quando un numero è un possibile numero primo oppure se è sicuramente un numero divisibile. In sostanza, in questo caso qua, ho utilizzato il minimo comune multiplo di 2, 3, 4, 5, 6, che è 60, e l'ho inserito qui sotto. Con Alt F11 ho creato una macro su questo foglio qui e ho inserito i vari dati che mi sviluppa e mi aiuta a verificare se il numero che sto analizzando è un numero primo. Allora, qui inserisco il valore che devo verificare. Il minimo comune multiplo che sto utilizzando è questo qui di 60, quindi ripeto di nuovo ancora come nei video precedenti, i valori superiori di 60 solo posso verificarli con questo sistema. Inserisco qui un valore, 82.673, ad esempio qui mi risulta 53, quindi questo numero è un possibile numero primo, perché fa parte di questi numeri qua. Adesso provo ad inserire altri valori per far vedere come funziona un po' il metodo. Ad esempio, io qua inserisco comunque ad esempio 2 finale, quindi 82.672. So già che non comparirà in questa lista qua, perché è un numero pari, tutti i numeri superiori di 2, che sono pari, sono multipli di 2, quindi non sono numeri primi. Quindi, essendo mi risultato 52 qui sotto, il 52 non fa parte di questa cerchia di numeri qua, quindi questo numero non è un numero primo. Lo stesso con il 5, che comunque vado a inserire lo stesso, mi risulta 55, non fa parte di questa cerchia qua, quindi non è un possibile numero primo. Cominciamo a vederne l'efficacia appunto sul 3, come ho fatto vedere prima, sul 3, sul 7, sull'1. Ad esempio 53, questo qui è un possibile numero primo perché mi fa parte di questa cerchia qua. Proviamo a mettere l'1. Non fa parte di questa cerchia qua, quindi questo numero qua non è un possibile numero primo perché è un numero sicuramente divisibile. Mettiamo il 7, 57, non fa parte di questa cerchia qua, quindi anche questo numero è un numero sicuramente divisibile. In sostanza vado a velocizzare un po' i tempi. Se uno vuole verificare se un numero è primo o non è primo, questo metodo qua mi semplifica di molto la vita, in sostanza. E maggiore precisione la ho utilizzando il minimo comune multiplo più grande possibile, che di numeri in sequenza. Però mi aumenta anche la lunghezza di questi numeri dove devo andare a verificare. Sta seconda parte qua, vorrei metterla in foglio Excel più avanti. Cioè, per modificarla, intanto volevo far vedere tutti i passaggi che si devono utilizzare per provare a utilizzare questo metodo. E questo abbiamo visto che non è un numero primo, non è un possibile numero primo, perché io identifico solo i possibili numeri primi, non solo numeri primi. Difatti è buono, ma non è perfetto come metodo, mi dà solo la possibilità. I numeri che sono divisibili, quelli li escludo totalmente. Però mi dà i possibili numeri primi. Vediamo questo qua, un po' più piccolo, 47. Questo è un altro possibile numero primo. Va bene, tutto questo, solo questo. Intanto questa parte qua la voglio chiudere qua, questo video, e abbiamo spiegato questa parte. Grazie e alla prossima.